Prova ad immaginare un'intera rete di autovolanti che sfrecciano a 2000 metri di altezza sopra le nostre congestionate strade urbane. Fare il pendolare sarebbe molto diverso lassù. Potresti viaggiare a velocità più elevate e raggiungere quasi ogni destinazione. Ma che tipo di leggi dovremmo introdurre per regolare i cieli? Come potremmo farle rispettare? E come faremmo a gestire gli incidenti in cielo? Questo è cosa succederebbe se avessimo autovolanti. Il concetto di autovolante è quasi vecchio tanto quanto quello dell'automobile e con la maggior parte delle persone che non riesce ad immaginare un futuro senza macchine, sembra proprio che abbiano accettato da tempo il fatto che le autovolanti prima o poi diventeranno realtà. Ma ne abbiamo davvero bisogno? Se potessimo porre questa domanda ad una delle aziende che le stanno producendo attualmente, risponderebbero di sì, ribadendo come queste vetture sarebbero anche molto più ecologiche delle nostre attuali automobili a benzina. Tuttavia, esiste anche un'altra corrente di pensiero che ritiene che un passaggio di massa a queste vetture non farebbe altro che sostituire la catastrofe ambientale attuale con un'altra. Adesso, prima di lasciarci scoraggiare dall'impatto ambientale che potrebbero avere le autovolanti, cerchiamo di capire se sia possibile lanciarle nei nostri cieli. Diverse aziende sono già riuscite a realizzare modelli funzionanti, quindi sappiamo che è fisicamente possibile, ma integrarle stabilmente nella rete urbana della nostra società sarebbe molto più complicato. Per cominciare, ci sarebbe la questione di chi potrebbe guidarle. Saremmo noi a farlo? O lasceremmo questo compito ad una sorta di intelligenza artificiale? Secondo la rivista Aviation Safety, il 90% degli incidenti che coinvolgono aerei non commerciali è provocato dall'errore umano. Questo è uno dei motivi per cui molti esperti ritengono che le auto volanti debbano essere autonome. In altre parole, non sarebbero guidate dagli esseri umani. Gli studi dimostrano che questo si applica anche per gli incidenti che coinvolgono le autovetture urbane. E non dimenticare che lassù gli incidenti sarebbero molto più devastanti. Non solo le collisioni avverrebbero a velocità più elevate, ma ci sarebbe anche il danno collaterale provocato dai detriti che precipitano a terra, schiantandosi contro gli edifici circostanti. I problemi comuni che interessano le vetture a terra non farebbero altro che ingigantirsi nel cielo. Se il motore della tua vettura dovesse guastarsi mentre ti trovi a mezz'aria, o se rimanessi completamente a secco, potresti accostare sul lato della strada. Ma questo solo dopo esserti schiantato da 2000 metri di altezza. Il maltempo, inoltre, svolgerebbe un ruolo molto più influente ad alta quota, dato che gli agenti atmosferici, come i forti venti, potrebbero portare la tua auto volante fuori rotta e farti fare un testacoda. Potremmo forse introdurre delle regole su quando sia possibile spiccare il volo a seconda del meteo. Oh, e non dimentichiamo che avremmo comunque bisogno della polizia lassù per far rispettare queste regole, insieme ad altre leggi riguardanti la velocità e l'elevazione consentita. Ma come farebbe un rappresentante delle forze dell'ordine a fermare qualcuno a mezz'aria? Appare chiaro come ci sarebbe molto lavoro da fare per integrare le auto volanti nella nostra società. Ma tutto ciò ci aiuterebbe a salvaguardare l'ambiente, giusto? Si stima che un viaggio di 100 km con un veicolo elettrico volante sia il 35% più efficiente rispetto ad un'automobile a benzina. Per quanto questo dato possa sembrare impressionante, purtroppo non supera quello che un veicolo elettrico moderno è in grado di raggiungere già oggi. Inoltre, anche se eliminassimo la problematica benzina, necessaria per alimentare le auto convenzionali, l'estrazione delle risorse richieste per la realizzazione delle batterie ricaricabili delle nostre nuove auto volanti avrebbe comunque un impatto altrettanto negativo. Dunque, forse le auto volanti potrebbero non essere convenienti per il pendolare medio. Ma questo non significa che dovremmo smettere di esplorare la questione tecnologia. Forse le idee dietro le auto volanti potrebbero portare a progressi più importanti e significativi in futuro. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di cosa succederebbe se...